Nel comune costiero giugliese l'attivazione dei nuovi parcometri installati da un'azienda umbra dietro convenzione sta suscitando malumore in città, in particolar modo da parte dei residenti che utilizzano le strisce blu per andare in negozi o in uffici, questo a causa di alcune novità che non sono affatto piaciute, come l'impossibilità di pagare per frazione di ora visto che l'importo minimo da introdurre nella gettoniera del parcometro al momento è di 1 euro, che equivale a 1 ora di sosta. Anche se il comune ha annunciato che sta intervenendo su questo aspetto, portando la sosta minima a 30 minuti al costo di 50 centesimi. Sì, ogni cambiamento ovviamente necessita poi di rivedere le abitudini. È subentrata una nuova società in questi giorni con dei nuovi parcometri che ovviamente danno servizi migliori, permettono tramite delle app di poter pagare anche il pedaggio di sosta. E i frazionamenti in realtà sono di 30 minuti, sono state posizionate con la dicitura di un'ora, ma in questi giorni le stanno appunto modificando e sarà con tempi di minimo 30 minuti di sosta. I primi 5 minuti invece sono gratuiti. Pagamento tramite carte di credito, un servizio anche comunque di manutenzione, sono di seconda generazione, è stato affidato sino al 31 gennaio in attesa poi di valutare un servizio ancora più elevato a livello di standard, quindi moderno, di terza generazione, valuteremo anche addirittura con la gestione della cassa che è molto complessa. Parcheggi a pagamento che rappresentano un'entrata importante per le casse comunali. Sì, rimangono un introito importante, ma soprattutto danno servizio perché permettono di liberare quegli stalli per le attività commerciali. Li abbiamo messi nei centri cittadini, lì dove prevalentemente, come dicevo, le attività svolgono il proprio esercizio.